Lavoro bracciante agricolo muore per un malore nel Crotonese. Un bracciante agricolo di 42 anni, di nazionalità rumena, residente a Crosia, in provincia di Cosenza, è deceduto poco prima di mezzogiorno mentre stava lavorando in un terreno di proprietà di un'azienda di Strongoli in contrada Santa Focà nel Crotonese. L'uomo sposato e con un figlio era regolarmente assunto dall'azienda e stava svolgendo un turno di lavoro compatibile con l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria, che ha stabilito il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16, dal 15 luglio fino al 31 agosto 2024, sull'intero territorio regionale. Il bracciante ha accusato un malore ed è deceduto. Inutili i tentativi di soccorrerlo, sono in corso degli accertamenti medico-legali per stabilire se la causa della morte sia stata causata da un colpo di calore da parte del personale del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASP di Crotone e dei carabinieri della compagnia di Cirò-Marina, di concerto con l'autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Crotone sta valutando l'opportunità di disporre l'autopsia sulla salma del bracciante. Il PD Calabria apre il problema del trasporto urgente dei pazienti. Anche per l'estate 2024 è sfumato il servizio di elisoccorso notturno. Anche per l'estate 2024 è sfumato il servizio di elisoccorso notturno nella Regione Calabria e l'ennesima promessa a vuoto del Presidente e Commissario alla Sanità Roberto Occhiuto. Così il Partito Democratico della Calabria apre il problema del trasporto urgente dei pazienti nelle ore della notte e attacca. Tanto era prioritario questo servizio che alla fine è passato in secondo piano. Evidentemente il presidente Occhiuto doveva mostrare un'altra Calabria agli ospiti del G7 del commercio e preparare un nuovo set per le sue dirette web a Chiappa Like. Non vorremmo, ironizzano i democratici calabresi, che Occhiuto somigliasse a un personaggio interpretato dal grande Alvaro Vitali. Se i fatti non fossero tanto gravi, ci rideremmo anche sopra. In Calabria sono arrivate 69 ambulanze che, prive di personale sanitario, sostano presso le varie PET con un 118 che si sfalda ogni giorno. Occhiuto non vede perché è troppo impegnato a farsi filmare mentre racconta il suo libro dei sogni. La Calabria reale, continuano i democratici calabresi, è quella del pronto soccorso di Cosenza, per esempio, appena inaugurato in pompa magna, pieno di pazienti e con pochissimi medici in servizio e già in affanno. È quella dei dottori rimasti soli e colti da infarto sul posto di lavoro, di errori clamorosi come lo spostamento degli ambulatori della specialistica in ospedali delle aree interne, che inevitabilmente diventeranno così case della salute e non saranno più appunto presidi ospedalieri. La Calabria reale è quella degli incendi continui, nonostante i droni, e conclude il comunicato del PD regionale, del mare ancora sporco in larga parte delle coste. È finito il tempo delle recite, l'hanno capito pure gli alleati di Occhiuto che sollecitiamo a dare risposte reali ai calabresi. Consigliera Lecci, Uber in Calabria ad oggi è un fallimento. Il servizio Uber, lanciato in Calabria in pompa magna qualche settimana fa dal presidente Occhiuto, ad oggi risulta un fallimento. Così, in una nota, il consigliere Ernesto Alecci sul malfunzionamento del servizio Uber in Calabria nel raccontare la sua esperienza. Ho voluto provare personalmente il servizio, prenotando un'auto Uber dall'aeroporto di Lamezia Terme, uno dei punti di partenza più frequentato dai turisti, citato non a caso anche nel video di lancio del servizio dello stesso presidente, per raggiungere Soverato. Ebbene, dopo diverse decine di minuti di prove e aggiornamenti della ricerca, l'app continuava a visualizzare un'unica soluzione, senza darmi però la possibilità di prenotare una macchina nelle vicinanze della mia posizione. Infatti, nella schermata continuava a essere riportato il tempo necessario per il tragitto, il costo del servizio, devo dire tra l'altro abbastanza caro, senza la possibilità di concludere effettivamente l'acquisto con l'arrivo di un'auto, perché non effettivamente disponibile. Alecci prosegue, non intendo fare polemiche sterili o strumentali, ma credo sia opportuno, prima di fare proclami e fuochi d'artificio su tutti i canali di comunicazione, verificare l'effettivo funzionamento dei servizi e i reali miglioramenti apportati da essi sui territori, magari nel medio periodo. Ad oggi Uber non funziona come immaginato e annunciato dal presidente Occhiuto e chissà quando questo servizio potrà essere veramente portato a regime.
Probabilmente, prima di ricercare soluzione dal forte appeal mediatico, poteva essere utile provare a potenziare il trasporto pubblico regionale e includere i taxi all'interno della piattaforma Uber, come succede in altre regioni, per aumentare la disponibilità di auto. Come per la maggior parte dei nostri corregionali, alla fine ho dovuto chiedere un passaggio a un amico per tornare a casa. Spero almeno che i turisti che giungono nella nostra regione abbiano più fortuna di me. I 5 sindaci dei capoluoghi non parteciperanno al Consiglio, ANCI Calabria non intende chiedere referendum abrogativo, autonomia. Congiuntamente i sindaci di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Fiorita, Caruso, Voce, Falcomatà e Romeo rendono noto che poiché è passata infruttuosamente la settimana che doveva servire a trovare una sintesi per un documento unitario dell'ANCI sull'autonomia differenziata, riteniamo inutile una nostra partecipazione al Consiglio convocato dalla Presidente Succurro, che peraltro, contravvenendo a un impegno che aveva assunto a Lorica, non ha inteso consultare i sindaci promotori dell'appello Una sola Italia. È evidente che l'ANCI calabrese non ha nessuna intenzione di chiedere il referendum abrogativo della legge Calderoli. La proposta della Presidente Succurro di istituire un osservatorio sull'autonomia differenziata è praticamente una fotocopia della proposta di Forza Italia. Un modo elegante di non prendere posizione e consentire comunque l'attuazione della riforma. Mai nella sua storia l'ANCI calabrese si era piegata così al potere regionale e nazionale. Ci addolora, si legge ancora nella nota, constatare che l'ANCI calabrese non tiene conto della posizione di 130 sindaci, tra cui tutti quelli dei capoluoghi e delle principali città, rappresentativi di 1 milione di cittadini calabresi. Noi andiamo per la nostra strada e proseguirei nella nostra battaglia. Non è tempo di mediazioni al ribasso, di tattiche dilatorie. Fortunatamente ci hanno pensato le regioni Sardegna, Campania, Puglia, Emilia-Romagna e Toscana a chiedere il referendum e se questo non bastasse raccoglieremo 500.000 di firme. ANCI Calabria resti alla finestra e giri pure le spalle al popolo calabrese. Squillace, Zofrea a muso duro, ricorso al TAR offensivo. A Squillace, alle ultime elezioni comunali, ha vinto la democrazia e il corpo elettorale ha eletto liberamente il sindaco Enzo Zofrea e scelto di progetto della lista Siamo Squillace. Lo afferma il gruppo di maggioranza che guida la città di Squillace. Dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno scorsi, i gruppi di opposizione hanno sferrato i primi attacchi all'amministrazione guidata da Zofrea. Oltre alla richiesta ufficiale della verifica della compatibilità ed eleggibilità del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, avanzata dal gruppo Civita Squillace, composto dall'ex sindaco Pasquale Muccari e dall'ex vice sindaco Stefano Carabetta, il ricorso al TAR Calabria da parte della consigliera dell'altro gruppo di opposizione, Progetto Squillace, Anna Maria Mungo, per l'annullamento integrale o parziale delle operazioni elettorali, con conseguente rinnovo delle stesse in seguito ad asserite irregolarità sostanziali che avrebbero viziato il procedimento elettorale. Il tentativo di chi ha perduto di ventilare senza fondamento ipotesi denigratorie di presunte ed insistenti irregolarità dietro cui nascondere una sconfitta, sostiene il gruppo di maggioranza, offende Squillace e la sua splendida comunità e viene respinto decisamente e con fermezza. Non c'è alcuna irregolarità elettorale, ma si sono svolte libere elezioni che hanno attribuito la vittoria in modo genuino e sincero. Per questa ragione difenderemo con gli avvocati Oreste Morcavallo e Francesco Pitaro dinanzi al TAR Catanzaro il risultato libero, onesto e genuino, frutto di un procedimento elettorale corretto e regolare, a conclusione del quale la comunità ha deciso di affidare la gestione del comune ad Enzo Zofrea e alla lista Siamo Squillace. Il gruppo di maggioranza promette di difendere il legittimo, regolare e genuino risultato elettorale anche per difendere la comunità di Squillace, che liberamente si è recata al voto e ha fatto una scelta e che non può essere impunemente denigrata ed offesa da chi le elezioni le ha perdute. Anna Maria Mungo, candidata a sindaco con la lista Progetto Squillace, è stata battuta per soli 10 voti. Cardinale, respinto il ricorso, il bilancio resta sospeso. Il presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, Francesco Caringella, ha rigettato il ricorso presentato dal sindaco Danilo Stagliano contro la decisione del TAR che aveva disposto alla sospensione all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2024. Un braccio di ferro che l'amministrazione comunale aveva innescato dopo il ricorso ai giudici amministrativi da parte dei consiglieri di minoranza del gruppo
Siamo Nicola Salvi, Pino Marra e Maria Teresa Mantello. Gli ermellini romani entreranno nel merito del ricorso firmato per conto del comune da parte dell'avvocatessa Francesca Attinà il prossimo 29 agosto. Sindaco che proprio in questi giorni aveva incontrato il prefetto di Catanzaro Enrico Ricci per renderlo edotto di quanto stava accadendo dentro le stanze di Palazzo Romiti e che si trova ancora oggi senza bilancio di previsione approvato. Alla luce della valutazione comparativa degli interessi in rilievo e considerato il carattere meramente propulsivo dell'ordinanza aggravata, non sussiste il presupposto del periculum in mora qualificato necessario per la concessione dell'invocata tutela provvisoria. Questo è scritto nell'ordinanza dei giudici capitolini. Ovviamente ieri non sono mancate le reazioni di carattere politico, anche alla luce delle dichiarazioni rese sia dal sindaco Danilo Stagnanò che dal gruppo di minoranza di Siamo Cardinale. I consiglieri Nicola Salvi, Pino Marra e Maria Teresa Mantello hanno parlato di azione condotta perché l'esecutivo in questi anni si è dimostrato sordo a quelle che sono le istanze dei consiglieri. Nel caso del bilancio poi è mancato un confronto preventivo, quanto propedeutico, necessario dopo il primo stop deciso in fase di incontro dei capigruppo. Amministrazione comunale comunque pronta a ritornare in consiglio comunale prima del 29 agosto prossimo per la riapprovazione del documento contabile, anche perché proprio il sindaco Danilo Stagnanò di paralisi amministrativa non ne vuol sentir parlare. Nei giorni scorsi aveva parlato di tabelle regolarmente redatte e non trasmesse alla minoranza e di deposito degli atti regolare. Adesso tutto sarà azzerato. La giunta tornerà ad approvare gli schemi del bilancio e gli atti necessari per arrivare pronti e preparati al consiglio caldo di agosto. Borgia, parco eolico, la convenzione sbarca in aula. Oggi approda in aula la nuova convenzione tra il Comune di Borgia e la società Borgia Wind per l'esercizio alla gestione del parco eolico già esistente, ricadente nei territori dei comuni di Borgia, Maida, Squillace, Girifalco, Cortale e San Floro e per la realizzazione delle opere di compensazione. La rimodulazione della convenzione iniziale sottoscritta nel 2007 è stata discussa nell'incontro dei capigruppo in Consiglio Comunale e oggi passerà al vaglio dell'Assemblea per l'approvazione. La rimodulazione si rende necessaria in quanto rispetto all'autorizzazione unica risalente al giugno 2012, nel frattempo sono intervenute delle modifiche a seguito delle prescrizioni imposte dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrato per competenza alla Regione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali, che hanno comportato lo stralcio di 16 aerogeneratori. Di fatto oggi il parco eolico è costituito da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 38,7 MW. Alla luce della riconfigurazione del parco eolico, la società e il comune hanno deciso di sottoscrivere una nuova convenzione relativa alle misure di compensazione ambientale che la società andrà a riconoscere a favore del comune. La convenzione che verrà esaminata oggi inoltre prevede l'impegno da parte della società a corrispondere al Comune un importo determinato a far data dell'anno 2023 e per l'intera durata della convenzione nella percentuale del 2% dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico, unitamente agli incentivi rilasciato dal GSE. In aggiunta, nel rispetto dell'originaria convenzione, di cui viene riconosciuta l'efficacia fino al 2018, la società si impegna a corrispondere al Comune di Borgia un premio una tantum, ovvero 200.000 euro alla data della sottoscrizione della convenzione e 100.000 euro entro la data della messa in esercizio del parco eolico. A Valle Fiorita e Amaroni, bus notturno gratis. Anche quest'anno ad Amaroni e Valle Fiorita le rispettive amministrazioni comunali hanno riproposto l'iniziativa Estate in Sicurezza, con l'istituzione di un autobus gratuito notturno rivolto ai giovani per raggiungere i locali e i punti di ritrovo della Costa Ionica. L'iniziativa è stata voluta dai due comuni delle Preserre per rendere più sicuro il divertimento dei giovani e per la serenità delle famiglie del luogo. Tu pensa a divertirti perché a progetto che prevede il servizio navetta tramite autobus per consentire ai giovani di andare in discoteca e divertirsi in piena sicurezza. Oltre a sabato scorso, il servizio sarà garantito il 20 e il 27 luglio e il 3, il 10, il 17, il 24 e il 31 agosto. Un autobus preleva i ragazzi di Amaroni alle ore 23:45 nell'area parcheggio.
E alle ore 24 quelli di Valle Fiorita nel piazzale davanti al municipio e li conduce gratuitamente verso i luoghi del divertimento sulla costa ionica fino a Soverato. Il rientro è previsto alle ore 5 con partenza da Soverato. L'iniziativa, spiegano i sindaci di Valle Fiorita e Amaroni, Salvatore Megna e Gino Ruggero, ha la finalità, attraverso un trasporto, controlla sicurezza dei ragazzi, prevedendo incidenti stradali causati da guida irresponsabile, stato di ebbrezza o colpi di sonno, ma si assicura anche la serenità alle loro famiglie. L'attuazione di tale progetto produce degli indiscutibili effetti positivi sulla sicurezza della comunità locale. La realizzazione dell'iniziativa Estate in Sicurezza 2024 consente di contenere i costi, ottimizzando gli spostamenti congiunti dei giovani. Abbiamo per questo destinato le risorse necessarie per l'attivazione del servizio. Per la prenotazione del posto è necessario contattare per Amaro il consigliere comunale Francesco Muzzi e per Valle Fiorita Ilaria Bruno. Sovrintendente penitenziario aggredito nel carcere di Catanzaro. Un sovrintendente della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Catanzaro è stato aggredito da un detenuto di nazionalità straniera all'interno del reparto media e sicurezza. Lo rende noto Walter Campagna, segretario regionale aggiunto dell'USPP, l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria. Da quanto si apprende, afferma in una nota, pare che il sovrintendente, dopo essersi prontamente recato al primo piano del reparto, ove il detenuto aveva creato disordini, è stato improvvisamente colpito con una testata al volto. A seguito di ciò, dopo le prime cure del caso, è stato trasportato nel nosocomio cittadino e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sono ormai divenuti troppi, afferma Campagna, gli episodi di violenza che si susseguono nell'istituto penitenziario di Catanzaro, molti dei quali messi in atto da soggetti con gravi problemi psichiatrici che necessitano di cure e di strutture adeguate. Ambiente: sequestrato uno stabilimento balneare nel Soveratese. Personale militare della Guardia Costiera di Soverato è intervenuto per sequestrare uno stabilimento balneare situato sul lungomare del comune di Davoli. Dalle risultanze dei rilievi effettuati sarebbe emerso che la struttura non era in regola né dal punto di vista urbanistico né da quello demaniale. In effetti sono state rilevate sostanziali difformità delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati, fatti che hanno tangibilmente dimostrato la responsabilità penale del soggetto attualmente titolare dell'attività balneare, soprattutto in considerazione del fatto che l'intera zona oggetto degli accertamenti risulta sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale. Gli accertamenti condotti congiuntamente da personale tecnico del comune di Davoli avrebbero evidenziato anche gli elementi strutturali che sostengono l'intero manufatto non risultano a norma né tantomeno certificati dall'impresa esecutrice dei lavori e il fascicolo delle autorizzazioni amministrative non risulta in regola nella parte relativa alla tenuta sismica. Crotone, sequestro di stupefacenti nel quartiere Fondo Gesù, denunciato 18enne. La tentativa di controllo del territorio effettuata nel capoluogo dalle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha portato al sequestro di diverse dosi di hashish pronte per lo smercio e alla denuncia di un giovane di 18 anni. L'equipaggio di una volante, transitando in via Giorgio Lapira, ha notato un giovane nella veranda di un'abitazione, il quale alla vista dell'auto si è diretto di corsa verso casa. Gli agenti, ritenendo che il predetto volesse eludere un controllo, lo hanno raggiunto dentro casa, ove, avvertendo un forte odore di hashish, hanno effettuato una perquisizione domiciliare. In effetti, all'interno dell'abitazione il giovane custodiva 8 involucri di stupefacente, di cui si stava disfacendo, gettandoli nel water, nonché un bilancino elettronico di precisione con tracce di sostanza e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Pertanto si è proceduto al sequestro del materiale rinvenuto e, dopo le formalità di rito, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Omicidio Vona Petilia Policastro, il presunto killer assolto in assise a Catanzaro. Ucciso a sangue freddo e fatto sparire nel nulla, e sul colpevole per la procura non c'erano dubbi. A sparare a distanza ravvicinata due colpi di fucile contro il 44enne Massimo Vona, il 30 ottobre 2018, era stato Pierluigi Gherardi, il 32enne di Petilia Policastro, arrestato all'alba del 25 gennaio 2021 nell'ambito dell'operazione Eolo, scattata contro la cosca di Petilia Policastro, attiva anche a Cotronei.
Ergastolo aveva invocato per l'imputato il PM Pasquale Mandolfino al termine della requisitoria sostenuta a gran voce a giugno nell'aula dalla Corte d'Assise di Catanzaro. Oggi la sentenza, assoluzione con formula piena, emessa in accoglimento della tesi difensiva portata avanti dagli avvocati Pietro Pitari e Pierluigi Ruperto. Forti anche della consulenza tecnica depositata dal dottore Antonio Andrea Miriello. Cade così l'accusa di omicidio volontario supportata in aula dall'avvocato di parte civile Giovanni Ettore Silipo, che aveva ribadito la ricostruzione che vedeva Gerardi indossare il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio della vittima, il cui nome è confluito nel lungo elenco di casi di Lupara Bianca in Calabria, non essendo stato mai rinvenuto il cadavere. Ma l'8 novembre 2018 solo l'auto, una Fiat Punto, bruciata nelle campagne petiline. Da lì le indagini avviate dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro e la ricostruzione dei fatti, che avrebbero visto Vona cadere in una vera e propria trappola organizzata da Gerardi, che l'avrebbe attirato nella sua azienda agricola di Petilia Policastro, in località Scardiato, con il pretesto di fare chiarezza su una serie di atti intimidatori che Vona da tempo stava subendo. Salvo poi imbracciare il fucile e freddare Vona con due colpi di fucile, stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti, anche sulla base del racconto di un testimone che avrebbe lasciato la vittima nel giorno della sua scomparsa, proprio davanti all'ingresso dell'azienda del presunto killer, per poi scappare via dopo che sentì degli spari provenire da lì vicino. Tanto quanto bastava alla procura per incriminare Gerardi, ma non sufficiente per la Corte d'Assise di Catanzaro, presieduta da Massimo Forciniti, all'atere Giovanni Strangis, per condannare l'imputato che è stato assolto con una sentenza le cui motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Solo a quel punto la procura valuterà l'opportunità di proporre ricorso in Corte d'Appello. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Ed ora Consiglio Comunale a Chiaravalle. Si è svolto a Chiaravalle il Consiglio Comunale, passaggio obbligatorio per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del PEF e del piano finanziario Tari 2024. Toni particolarmente accesi sul punto all'ordine del giorno relativo alla richiesta da parte della minoranza sulla situazione finanziaria dell'ente. A tale richiesta, sottolineando l'azione politica amministrativa della maggioranza, il sindaco ha risposto con fermezza e decisione. Un consiglio comunale che comunque potrebbe lasciare qualche strascico e di cui si parlerà nell'opinione pubblica della città nei prossimi giorni. Dopo il nostro telegiornale, alle ore 21 circa, andrà in onda un integrale del Consiglio Comunale di Chiaravalle. Polizia, promossi tre funzionari della Questura di Catanzaro. Il Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 16 luglio 2024, ha promosso l'attuale vicario della Questura di Catanzaro, dottor Renato Panvino, a dirigente superiore con decorrenza 1 luglio. Il dottore Saverio Pietro Paolo, neocommissario capo con decorrenza 28 marzo, e l'ingegnere Fabio Caporale, a direttore tecnico capo ingegnere con decorrenza 1 luglio. È quanto si legge in una nota della Questura di Catanzaro. Il dottor Pandino, precisano 55 anni, figlio d'arte, il padre era un ex ispettore della Polizia di Stato, sposato e padre di una ragazza, è entrato in polizia nel 1988. La nomina odierna rappresenta il coronamento di una lunga carriera di alto livello come investigatore nel coordinamento di delicate operazioni di polizia che hanno visto il neoquestore protagonista della cattura di numerosi latitanti e pericolosi malviventi. Nel 1994 il suo primo incarico lo vide impegnato nel seguire le indagini per la tragica morte di Nicholas Green. Ma lo spartiacque è arrivato poi negli anni successivi, quando il dottore Panvino ha iniziato a condurre indagini che hanno portato all'arresto dei più spietati boss dell''ndrangheta: Antonio Pelle, trovato in Calabria in un bunker sotterraneo, a Gaetano Santaiti, catturato di notte in Aspromonte con la pistola carica in pugno, Antonio Commisso, scovato in Canada, ed in seguito Giovanni Strangio e Antonio Romeo, responsabili della strage di Duisburg in Germania, inseguiti sino ad Amsterdam, in Olanda. Ha diretto la DIA della Sicilia orientale, mettendole in manette numerosi boss mafiosi. In seguito il dottor Bambino è stato vicario del questore di Nuoro, prima dell'attuale incarico a Catanzaro.
Il dottore Saverio Pietropaolo, aggiungono, è entrato nella Polizia di Stato il 1 giugno 1984 come allievo agente presso la Scuola Allievi Agenti di Bolzano. Dopo la frequenza del corso, viene assegnato alla Polizia Ferroviaria di Roma Termini. Nel 1991 vince il concorso come sovrintendente e viene assegnato al Commissariato di Polizia di Stato di Crotone, quale responsabile dell'ufficio servizi. Successivamente, da ispettore viene assegnato a Napoli come responsabile della sala operativa della Polizia Ferroviaria. In seguito è stato trasferito alla squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Villa Glori a Roma in qualità di responsabile. Nel 1997 assume il comando della sezione di Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme fino al 2018. Nel 2018, superato il concorso di vicecommissario, viene assegnato al Commissariato di Lamezia Terme e successivamente, nel 2019, all'ufficio di gabinetto in qualità di responsabile dell'ufficio servizi, ufficio scorte e della UPI-GAIP. L'ingegnere Fabio Caporale, fanno sapere, è stato promosso direttore tecnico capo ingegnere con decorrenza dal 1 luglio. È entrato in polizia nel 2016, laureato in ingegneria con il massimo dei voti dopo la frequenza del corso di formazione per direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato, ramo ingegneria edile. Settore a casermamento è stato assegnato nel 2017 alla Questura di Catanzaro con l'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale. L'ingegnere Caporale si è distinto per le elevate capacità professionali ed è stato anche docente di numerosi corsi professionali per lo spessore delle proprie conoscenze tecniche. Ha espletato anche verifiche peritali su incarico dell'autorità giudiziaria. Ai neopromossi, concludono dalla Questura di Catanzaro, vanno le più sincere congratulazioni e l'augurio di buon lavoro. Vibo, concluse le prove concorsuali, assunti 4 nuovi agenti di polizia locale. Il corpo della Polizia Locale di Vibo Valentia si arricchisce di 4 nuove unità in pianta organica. Si tratta di 4 agenti che hanno superato la prova concorsuale per i posti banditi dall'amministrazione e da lunedì 15 luglio sono in servizio effettivo con contratto a tempo indeterminato. Il Comune di Vibo Valentia sta mandando avanti tutte le procedure concorsuali nel pieno rispetto dei tempi e dando concreta attuazione ai piani approvati dall'organo di indirizzo. L'innesto di queste nuove figure che opereranno sul campo lì dove negli anni si sono manifestate maggiori necessità è per l'ente, commenta il sindaco Enzo Romeo, una notizia estremamente positiva. Di certo è una grande cosa, ma non è ancora sufficiente. Lavoreremo per implementare ancora di più la pianta organica e non soltanto nella polizia locale. Do il benvenuto a nome di tutti, aggiunge il comandante della Polizia Locale, Michele Bruzzese, ai 4 nuovi colleghi da ora al servizio dei cittadini di Vibo Valentia. Sono rinforzi per noi indispensabili per garantire il rispetto delle regole a tutela dei diritti e della sicurezza di tutti. Staletti, la violinista Patrizia Procopio nell'orchestra che accompagnerà il trio Il Volo. Passione, professionalità e umiltà hanno sempre contraddistinto la musicista Patrizia Procopio, violinista, nata in Canada, mamma di 2 figli, ha raggiunto un grande successo. È entrata tra i musicisti che compongono l'orchestra che accompagnerà Il Volo. Una notizia salutata con grande entusiasmo da tutta la comunità. Patrizia, una donna semplice, laureata al Conservatorio di Vibo Valentia, ha sempre dimostrato passione per il violino. Le sue esibizioni non sono passate inosservate, tanto da essere notate dal maestro Roberto Facchinetti, che l'ha voluta nei suoi concerti. Patrizia, una musicista che ha sempre collaborato gratuitamente alle varie iniziative sociali organizzate da associazioni, parrocchia e comune, sempre sorridente e disponibile alla crescita umana, ora seguirà il trio Il Volo, con una rappresentazione anche in Calabria prevista per il 27 agosto a Roccella Ionica, poi a girare per altre 2 date e luoghi con la sua vivacità e professionalità. Tartaruga Verde tenta di nidificare in Calabria, WWF, primo caso in assoluto segnalato in Italia. Una tartaruga marina della specie Chelonia maitas, nota anche come tartaruga franca o verde, è emersa di notte su una spiaggia di una località dello Ionio calabrese tentando di nidificare. Lo rende noto il WWF in una nota in cui afferma che definire l'episodio del tutto eccezionale è dir poco. Si tratta infatti del primo caso in assoluto segnalato in Italia. L'unica specie di tartaruga marina
che nidifica regolarmente sulle nostre coste. Delle tre che frequentano il Mediterraneo, infatti, rileva il WWF e la caretta caretta, mentre delle altre due, la chelonia e la tartaruga Luto dermochelys coriacea, non sono stati mai accertati casi di nidificazione. A scoprire il caso sono stati ieri mattina i volontari del WWF di Vibo Valentia, Vallata dello Stilaro, che nel corso delle attività di monitoraggio dei nidi hanno avvistato l'inconfondibile traccio della tartaruga marina, successivamente segnalata anche da alcuni giovani turisti. Non ci è voluto molto a Pino Paolillo, naturalista del WWF e pioniere della protezione dei rettili marini in Calabria, a riconoscere che si trattava di una femmina di Chelonia maidas. E non una solita caretta caretta. Tra i segni più distintivi il numero di placche costali, che sono 4 e non 5 come nella tartaruga marina comune. L'evento è stato comunicato al responsabile scientifico del progetto TART AMAR del WWF, nonché docente presso il DBES dell'Università della Calabria, Tony Mingozzi, che ha confermato la determinazione e manifestato il suo entusiasmo per lo straordinario evento, in qualche modo previsto come conseguenza del riscaldamento delle acque marine.